Lacrime in TV per Marco Tardelli. L'ex calciatore è stato ospite della prima puntata di Canzone Segreta, un nuovo emotainment dove una serie di ospiti famosi ricevono sorprese da parte dei loro cari. Tardelli si è commosso davanti ai regali degli amici Roberto Vecchioni e Antonio Cabrini, della compagna Mirta Merlino e della figlia Sara. Ma soprattutto non ha saputo trattenere l'emozione davanti alla sorpresa del suo vecchio allenatore, il primo a credere nel suo talento. L'omaggio a Tardelli è iniziato con un mix di immagini della carriera del campione del mondo. Immagini dei mondiali di calcio del 1982, sulle note di Cucurcucu, celebre canzone di Franco Battiato. Marco, ricordi questa canzone? È stata la colonna sonora di quei 40 giorni indimenticabili trascorsi in Spagna. Abbiamo condiviso tutto, l'incertezza, la paura, gli scherzi tra di noi, la gioia e poi la vittoria. Ubriachi di felicità. Una vittoria che, come hai detto tu, è stato un miracolo. Un miracolo fatto da ragazzi che ancora oggi si sentono come una famiglia, ha fatto sapere Cabrini nel suo messaggio. Marco Tardelli a Canzone Segreta ha poi ricevuto un video messaggio di Romano Paffi, il suo primo allenatore nonché una delle prime persone a credere nel suo talento. Eri un ragazzo gracilino ma con un talento immenso, con tanta voglia di diventare un campione, ha ricordato Paffi, facendo così commuovere il suo ex giocatore. Subito dopo è apparso in scena Roberto Vecchioni, che ha omaggiato Marco Tardelli con un suo celebre brano, Sogna, ragazzo, sogna. È la canzone segreta di Tardelli, ha assicurato Vecchioni. Mirta Merlino, compagna dell'ex calciatore, ha invece aggiunto che quella canzone ricorda molto l'infanzia di Marco, quando ha cercato di fare il possibile per diventare un calciatore nonostante il parere contrario della madre. Durante l'esibizione di Vecchioni sono apparse sul palco Mirta e Sara, la figlia che Tardelli ha avuto dall'ex moglie. Hai pianto? Non ci posso credere. Avevo scommesso che non piangevi, ha esclamato Mirta Merlino, accanto a Marco Tardelli dal 2016. Asciugandosi le lacrime l'ex calciatore ha ammesso, purtroppo ho visto anche delle persone che non ci sono più e allora. Sorpresa stupenda. Il mio vecchio allenatore l'ho sentito per Natale ma non lo vedo da tanto tempo. Lui mi ha fatto sognare. Il Pisa non mi voleva perché c'erano due più bravi di me ed io ero mingherlino ma lui ha detto, ve lo do gratis, se non funziona me lo ridate l'anno prossimo. Il sogno me l'ha regalato lui. Tardelli e Cabrini hanno poi rivelato di avere ancora una chat con tutti i ragazzi della nazionale italiana dell'82, ci scriviamo anche delle cretinate, ci divertiamo, ci prendiamo in giro. È un modo per sentirci ancora una squadra.